Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Diamond Painting. Con il video di oggi vi mostro i principali tipi di diamantini che potremmo trovare in commercio quando decidiamo di realizzare una nuova tela di Diamond Painting. In più, oltre a mostrarvi appunto le varie tipologie che potremmo trovare, vi lascio anche qualche piccola informazione che sono certa che vi sarà utile. Bene, iniziamo subito. Iniziamo dai diamantini tondi. I diamantini tondi hanno un diametro di 2,8 mm, ovviamente base piatta per poter essere applicata sulla tela, e tante sfaccettature sul dorso. Il codice colore che ho utilizzato per questa rappresentazione è il 600. I diamantini tondi sono i diamantini più comuni che potrete trovare in commercio. Infatti, qualsiasi venditore che voglia iniziare con l'attività della vendita del diamond painting parte sempre con la fornitura dei diamantini tondi. Altri diamantini comuni sono i diamantini quadrati. I diamantini quadrati misurano 2,5 mm per lato e hanno come sempre la base piatta e tutta una serie di sfaccettature. Una curiosità sui diamantini quadrati: ve ne esistono in realtà di due sottotipi, ci sono quelli 3D e quelli 5D. Ma cosa vuol dire? Il 3D vuol dire che praticamente hanno tre sfaccettature per lato, quindi in sostanza sul loro dorso avranno in totale 9 sfaccettature. E poi ci sono i 5D che hanno 5 sfaccettature per lato, quindi in totale 25 per una maggiore brillantezza. Il codice DMC che ho voluto prendere ad esempio per questi diamantini quadrati è il 995. Dopo aver visto i diamantini tondi e i diamantini quadrati, che sono le macro tipologie dei diamantini, troviamo gli Aurora Borealis. Cosa vedete di diverso rispetto a un diamantino tondo comune? Come vedete, brilla molto molto di più. Gli Aurora Borealis infatti hanno la caratteristica di avere una sorta di iridescenza maggiore sul dorso. In realtà le sfaccettature è come se fossero perlate e quindi donano maggiore lucentezza ai vostri quadri. Gli Aurora Borealis sono stati inizialmente disponibili solo per i diamantini tondi, ma li troviamo tranquillamente anche da un po' di tempo a questa parte anche per diamantini quadrati. Soprattutto su AliExpress potete trovare veramente tantissima scelta di diamantini Aurora Borealis, addirittura anche tele full Aurora Borealis, quindi proprio tutto il quadro composto solo da tipologia Aurora Borealis. Siti invece come Shein o Amazon, almeno a oggi che sto girando questo video, non trattano molto questo aspetto, molto probabilmente anche perché il diamantino costa un pochino di più, è un po' più, diciamo, costoso rispetto alle altre tipologie che abbiamo visto. Invece, per esempio, Diamond Art Club, vi do questa informazione, è un po' particolare. Come invece vi ho detto che AliExpress, diciamo, se richiedete vi include anche un tot numero di Aurora Borealis, Diamond Art Club è molto più blindato su questo. Questo sito, oltre a non farvi scegliere la tipologia di diamantino e non farvi anche modificare le misure, in più applica di sua, diciamo, decisione quanta quantità di diamantini, di codici colori devono essere presenti con la tipologia Aurora Borealis. Come esempio, per questa tipologia di diamantini ho preso diamantini di Diamond Art Club dal codice 141. E ora passiamo agli special shape. Proprio come dice la parola, quindi forma speciale, andiamo a categorizzare tutti quei diamantini, che poi alla fine non saranno poi più diamantini perché sono alcuni veramente molto grossi, tutti quelli che comunque non rientrano nelle categorie che vi ho citato poco fa. Ad esempio abbiamo questo diamantino tondo con delle sfaccettature particolari che ricreano una sorta di fiorellino,
ovviamente sempre piatti sotto perché devono incollarsi bene alla tela. Ci sono anche queste forme, per esempio a petalo, molto carine, lucide, con un bel effetto. Abbiamo anche forme a mandorla, molto piccole, ce ne sono anche di molto più piccoli di questi, e hanno anche loro una parte lucida e una parte metallizzata sotto piatta. Alcuni special shape invece sono molto particolari e molto sgargianti, come questo che vi sto mostrando. Come special shape abbiamo ad esempio anche questa tipologia di diamantino, che potrebbe sembrare essere un classico diamantino tondo da 2,8 mm e invece è di ben 5 mm. Guardate che differenza quando vi accosto vicino un diamantino tondo classico. Davvero tanta. Abbiamo un'altra categoria che secondo me suscita un po' di confusione. Questi sono nello specifico i pebble round oppure crystal. Spesso vengono confusi con ancora altri tipi di diamantini, ma questi in sostanza sono, come potete vedere dal video, più vicini all'effetto Swarovski e quindi hanno anche, si aggiudicano anche il nome di metallizzati, anche se io non li riterrei proprio così, ma proprio più crystal o appunto pebble round, come è il termine diciamo ufficiale, perché appunto ricordano un po' di più i zirconi, gli zirconi degli Swarovski. Questi diamantini, come anche ad esempio gli special shape, non dispongono di un codice DMC perché sono proprio al di fuori della classificazione dei colori classica che appunto troviamo per il diamond painting, che tra l'altro si rifà al punto croce. Altra tipologia di diamantini per il quale c'è un po' di confusione sono questi che vi sto mostrando, perché non c'è un nome specifico. In base agli store vengono chiamati un po' in vari modi. In generale sono chiamati metallizzati perché hanno proprio questo aspetto metallizzato appunto sul dorso. Per esempio Diamond Art Club li chiama iridescent, quindi iridescenti, oppure electro. Diciamo che non è proprio ben chiaro la categoria alla quale appartengano. Comunque sia, sono molto molto belli e conferiscono un effetto appunto un po' più metallizzato alla tela. Altra tipologia di diamantini che per esempio non vi posso mostrare dal vivo perché non li possiedo sono i Fairy Dust. I diamantini Fairy Dust, tra l'altro, li ho solo scoperti tramite Diamond Art Club e sono costituiti da una particolare texture glitterata al suo interno che con la rifrazione della luce conferiscono maggiore luminosità. Abbiamo anche i Glow in the Dark. I Glow in the Dark sono diamantini che immagazzinano la luce e una volta che si trovano al buio essi splendono. Mi ricordano tanto, quando ero piccola, quei rosari fatti a goccia che di giorno sembravano normalissime praline e di notte si illuminavano. Bene amici, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, per fare anche un po' di chiarezza sui vari tipologie appunto di diamantini che potremmo trovare nel corso dei nostri acquisti. Fatemi sapere se li conoscevate o se c'era qualcuno che non conoscevate, scrivetemelo proprio nei commenti. In più, sempre nei commenti, vi chiedo magari di inserire quella tipologia di diamantini che non ho citato perché non conosco e sarei veramente molto curiosa di imparare cose nuove. Come sempre, se non vi siete ancora iscritti e vorrete farlo, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Ci sono anche su Instagram al profilo s_83. E vi metto qua il QR code in sovraimpressione per avere l'accesso diretto al profilo. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!